Raffaella Spinello, la vostra associazione dei Mali Sicuri si gestisce da sola, ma come i cittadini vi possono aiutare? Avete studiato un'ottima iniziativa, ce ne parla? Sì, Tiziana, buonasera a tutti. Non siamo noi che abbiamo studiato questa iniziativa, abbiamo semplicemente deciso di partecipare anche noi come associazione, Le Mani sui Cuori, a questo circuito LogoCard che ci darà la possibilità di poter ricevere dei piccoli contributi dalle persone che vorranno ricevere la nostra tessera. In In che modo? effetti, Ecco, spieghiamo come. è in un modo semplice. Noi abbiamo la tessera LogoCard Avellino con il nostro simbolo, le mani sui cuori. Faccio un esempio, l'abbiamo fatta a te poc'anzi la tessera. Tu vai a bere un caffè al Mirida, che è un negozio associato, il 3% della tua spesa nel momento che pagherai il conto, darai la nostra tessera, verrà registrato il tuo codice e il 3% di quello scontrino verrà devoluto all'associazione Le Mani sui Cuori. Ecco, chi vuole la tessera che cosa deve fare? Deve chiamare a quale numero? Chi vuole la tessera dell'associazione Le Mani sui Cuori per poter così partecipare a donare un piccolo contributo a questa associazione può chiamare me e io sarò ben lieta di registrare la tessera a nome di chi chiama. Quindi l'associazione Le Mani sui Cuori continua per la prevenzione a 360 gradi e altra iniziativa è questa bellissima tessera che darà la possibilità ai cittadini di poter aiutare l'associazione. Abbiamo bisogno di voi, E ma quindi. per continuare a poter lavorare per voi nella maniera giusta, nella maniera più corretta possibile, dandovi aiuto nel prevenire le malattie di cui questa società è piena.